Buongiorno, il libro di oggi è un libro importante perché parla di una storia vera che è stata insabbiata e di cui nessuno si ricorda, ma che ha una sua enorme tragicità e anche, ci racconta l'autrice, una componente sentimentale molto forte. Il libro è Dalla stessa parte mi troverai, di Valentina Mira, edizioni SEM. Ora, l'autrice, che è una ragazza giovane, una trentenne, racconta le vicende che hanno visto al centro un giovane al tempo chiamato Mario Scrocca, il quale fu accusato di aver fatto parte del gruppo che uccise nel 1978 due giovani fascisti presso la sede dell'MSI di Acca Larenzia. Bene, questo Mario Scrocca, accusato sulla base della testimonianza resa volontariamente da una persona che al tempo dei fatti era poco più che una bambina e che raccontava di cose sentite dire e solo intraviste, quindi una testimonianza del tutto inattendibile, questo giovane viene incarcerato ben 9 anni dopo i fatti e quando oramai si è fatto una vita normale, diciamo, l'infermiere, si è sposato con la ragazza che ama fino dall'adolescenza e ha avuto un bambino che ha 2 anni. Dopo l'incarcerazione, il giorno dopo, il povero Mario viene trovato morto, impiccato nella cella di isolamento antisuicidio in cui era stato rinchiuso. È ovvio che questa morte suscita molti dubbi, e lascia molte perplessità e molti punti oscuri fin dall'inizio. La moglie, Rossella, continuerà a cercare prove del fatto che, come risulta sempre più evidente man mano che il tempo trascorre, prove del fatto che Mario sia stato impiccato, non si sia impiccato da solo, non si sia suicidato. Il racconto viene fatto da Rossella, i nomi sono esattamente quelli dei personaggi veri, perché l'autrice ha contattato queste persone, le ha conosciute e quindi non siamo di fronte a un romanzo vero e proprio, siamo di fronte a una cronaca di fatti realmente accaduti. Dunque Rossella, la moglie, contatta l'autrice a una presentazione di un suo libro e l'autrice Valentina Mira è subito affascinata da questa donna così forte, volitiva, che ha affrontato una tragedia così grande in età giovanissima. E tra l'altro Valentina Mira è una persona che reca su di sé il trauma, direi proprio le fortissime cicatrici di una relazione che ha avuto con un fascista, violento e dal quale ha subito violenza. E proprio in seguito a questa relazione è passata esattamente dall'altra parte politica. Il libro intreccia queste tre componenti, questi tre momenti anche cronologici, il 78 dei fatti di Acca Larenzia e anche però l'anno in cui Rossella e Mario si conoscono, il loro grande amore, l'87 in cui avviene la tragedia dell'arresto e della morte di Mario e il 2021 in cui Rossella, la moglie, e Valentina, l'autrice, si conoscono e intrecciano questa amicizia che porterà alla stesura di questo libro veramente unico che vi consiglio di leggere anche perché racconta qualcosa di cui nessuno ci ha mai parlato.
Buongiorno a tutte e a tutti, ascoltatrici e ascoltatori del Voltiamo Pagina. Ritorna Clarice Lispector con un lavoro uscito nel 1949 per la prima volta in pubblicazione italiana. Se ne occupa Adelphi, che della Lispector è già stato produttore, per così dire, in prima stampa italiana di altri lavori, tra cui Lampadario, un lavoro che mi è piaciuto tantissimo ed è proprio su questa lettura che consiglio La città assediata. La città assediata da questa protagonista che viene raccontata in maniera magica, in maniera onirica e concreta al contempo. La protagonista, lei scrive di donne senza mai cadere nel banale, nella retorica, nella denuncia e in tanti altri aspetti che sono più consueti per altre autrici. Lei riporta in maniera, allo stesso modo però, come vi ho detto in precedenza, concreta, una visione che dà epifania e rinascita al contempo. Sono queste le caratteristiche della Lispector. Lei è di origine ucraina, è ebrea, deve scappare per le persecuzioni portate da Bandera, ora eroe nazionale ucraino, scappa in Brasile. In Brasile troverà motivo di crescita, forse un po' autobiografico è questo lavoro, perché la protagonista, Lucrezia, è alle prese con una cittadina molto piccola, molto provinciale, dove tra l'altro anche la Lispector arriverà nei primi anni in Brasile. Si innamora di un uomo molto abbiente, anche lui innamorato, una coppia corrisposta, per così dire. La porterà in una grande città e qui abbiamo un'epifania di percorso con difficoltà iniziale, con il piccolo paese, con quella che è la provincia. Una rinascita in condizioni completamente diverse, però purtroppo resterà vedova. Lucrezia, la protagonista, è con questo motivo di fine nuovamente, altro aspetto protagonista, la fine per poi riprendersi e ritornare dalla città nuovamente alle sue origini, in un posto, San Gerardo, che è completamente cambiato. E anche in questo caso vi è un'analisi del luogo, del territorio e dell'architettura, delle persone ovviamente. E vedere la protagonista che ha, nonostante non sia più una ragazzina, anzi è donna ben matura, la possibilità di percorso ulteriore e la possibilità di innamorarsi nuovamente, e questo aspetto ciclico che la Lispector dà continuità nella sua narrazione, come ho detto, tra epifanie e rinascite. La città assediata, particolarità della sua motivo di narrazione, è questa capacità di dare forza e tenere il lettore incollato, proprio perché si vive costantemente in questo luogo non luogo, dalla sua descrizione e dai suoi momenti di passaggio nella scrittura e nella lettura. La città assediata è pubblicazione Adelphi, lei è Clarice Lispector. Grazie per l'attenzione, alla prossima puntata.